A contatto con i giovani. Intanto ti ritrovi in quello che è stato detto, cioè alcuni giovani sono effettivamente così, abusano di alcol, sono comunque legittimati, tra virgolette, non affrontati dai genitori? Sì, sono così quelli che avete intervistato voi, che naturalmente a quell'ora lì stavano lì e vi hanno raccontato quello che facevano, però quanti ce ne sono a casa che vi potrebbero raccontare che stanno leggendo un libro o stanno chattando con un amico? Dipende da quello che si vuole vedere, come sempre. La lente di ingrandimento dei media è sempre su chi fa notizia. È chiaro che il bene non fa notizia. Chi ha un profilo un po' normale non fa notizia. Eppure, da 10 anni faccio l'insegnante e ti assicuro, l'80% dei ragazzi è diverso da quei 20. Guarda, sono assolutamente consapevole, però ci sono dei dati che sono sicuramente non poco allarmanti. Che non sappiano come Alessandro, gestire. Anche per la scuola non è semplice comunque, no? No, non è per niente semplice, però se noi guardiamo sempre queste statistiche, i ragazzi che si drogano, i ragazzi che sono alcolizzati, cioè non è cambiato niente. Benedetta, è stato sempre così. Benedetta la noia, quando uno si annoia finalmente capisce che gli manca qualcosa. Allora, invece di dire che tutto fa schifo, perché non proviamo a dire cosa manca a questi ragazzi? Manca una passione, manca qualcuno che dimostri che la vita è una canna. Io non mi sono mai fatto una canna in 34 anni, non perché sono uno sfigato o perché la mammina mi abbia detto guarda che ti fa male e poi ti do le Hai botte. Hai scelto di non... Ma perché mi ha insegnato un'altra cosa più bella, che la vita è una canna. Cioè mi sveglio la mattina e dico vediamo un po' oggi come mi diverto e so che o sono i miei alunni o è scrivere un libro. Le cose che la vita mi ha donato, le persone che ho accanto, e ce n'è talmente tanto da sballare tutti i giorni. Allora scusami, però la provocazione è conseguente. Hai detto, mia mamma mi ha insegnato che la vita è una canna. Sì. Allora che cosa c'è? Una carenza, una deficienza in senso latino del ruolo dei genitori? Cioè i genitori non stanno lì a ricordare che... Guarda, qui il discorso è che abbiamo sostituito il bene con il benessere e quindi sembra che la felicità sia non farli soffrire. Invece io vedo a scuola che quando tu i ragazzi li metti alla prova, dici guarda questa sticella tu la puoi raggiungere, loro tirano fuori il meglio di sé. Il punto è che non si è più capaci di vederli un po' soffrire, ma è questo che li salva. Se tu dai loro una passione, la possibilità di raggiungerla, sono disposti a fare dei sacrifici incredibili.